Benvenuti su questo nuovo canale YouTube, io sono DP220 e sto in mezzo al traffico di Nettuno. Oggi volevo farvi conoscere il mio nuovo canale che tratterà di motovlog e un'altra tipologia di video che presto vi farò scoprire, che tra le altre cose ho già... Mi trovo su uno Husqvarna SM610 che tra poco vi mostrerò e farò un piccolo giro intorno alla moto per mostrarvela. Perché DP220? La risposta è molto semplice. Sono le iniziali del mio cognome estese e il 220 è il mio numero di gara, che adesso, oddio, ho capito che c'è la P, ma c'hai 100 metri avanti, dai, forza, madonna. Ecco, senti dove va. Niente, il traffico fa parte di me oggi. Perché 220? 220 è il numero di gara mio perché sono un appassionato, un pilota, un amatore, come vi piace di più, di motocross. Magari qualche anno fa ero un po' più bravino, riuscivo a concludere qualcosa di meglio, purtroppo poi 4 anni fa sono caduto e quindi insomma da lì sono iniziato un po' a non andare bene le cose e quindi ho ricominciato da veramente poco a andare in moto. Però sono rimasto molto affezionato al mio numero, quindi ci tengo a sfruttarlo a sta maniera. Questa qui è la mia 610 con cui farò molti dei miei video, altri verranno fatti comunque con altre moto che spiegherò poi nei successivi video se questi primi video andranno bene. E niente, adesso sto andando ad Anzio a trovare Valerio, un ragazzo mio vicino di casa, rompipalle, che mi ha detto sto facendo volantinaggio, vieni a far compagnia. Anche lui finto motociclista, ha uno scaldabagno Fazer, dovrebbe essere un 600, non so di preciso, però a breve anche lui ci terrà ad aprire un canale YouTube, non so che, comunque lo vedrete spesso in qualche video visto che mi darà molto una mano. Finalmente, e tanto non è cambiato niente, peggio di prima. E cercherò in modo di far sì che siate voi a darmi una mano e io ad eseguire quello che piace a voi, così da rendere i video divertenti per entrambi, per entrambe le parti. Per me che comunque vado in moto e quindi mi diverto, e per voi che ne vedrete di video. Non mi guardare perché ho un pennato. Oh, non posso? No, in realtà non posso, però io un penno lo stesso. Comunque, io adesso devo cercare lo scaldabagno di Valerio. Spero di trovarlo al più presto possibile, perché mi ha detto che facevo sta strada, scendevo in discesa e lo trovavo. Ma qua le discese non ci stanno. Ah, Valè? No, eccola. Forse. No, non ci sta. Eccola lì. Acqua calda per tutti. Eccola qui. Acqua calda? No problem con Valerio.
sta a registrare comunque, non te vorrei di niente. Già ho raccontato lo scaldabagno, ho raccontato un po' di cazzate, delle leggende su di te, vere, perché non so leggere, sono leggende vere queste in sto caso. La leggenda della lavatrice. No, perché la lavatrice è uno scaldabagno. Poi comunque ci troviamo in un negozio di stufa a pellet, quindi non dovresti venire con questa, dovresti venire più che altro con una stufa a pellet. Vuoi? Ti do le chiavi dalla mia. Va bene come stufa a pellet? No, la tua è un frullatore. Cioè. Vabbè, un frullatore, stufa a pellet. Ho provato lo scaldabagno! Di conseguenza... Oddio, ma non mi riesco più a... Non riesco più a guidarla! Bastardo! Non riesco più a guidarla! Ma mo quanto ti pare leggera? No, è scomoda, mo! La sala non ci sta più! Non mi imbruttire quando un penno! Beh, comunque ho provato il phaser, che uscirà ovviamente in un altro video, e adesso stiamo tornando verso casa perché abitiamo vicini, non mi piace, no, lo so, è colpa mia, sono un pericolo, e però visto che ci sto, io il video non lo interrompo, perché quasi quasi, mo passo dentro i vicoletti e vi faccio sentire il rumore della moto. No, ha girato Valerio, vabbè, ciao Valerio. Ah, eccolo, aspettiamo Valerio. 2 hours later. Valerio! Staffelli, come cazzo è Valerio, insomma, è tutto il suo scaldabagno, la mia lavastoviglie, come chiamo, come il mio frullatore, è tutto. Seguiteci ancora, a breve uscirà il suo canale, quindi vi linkerò anche il suo canale e speriamo il prima possibile. Continuate a seguire il mio canale con tanti like, tante condivisioni e aiutatemi a crescere.